Ciao raga, benvenuti dal nonno della rete, sempre dalla mia fumetteria a Trani, a parlare della nuova deck profile Magic the Gathering della Wizard of the Coast, formato standard. Oggi parleremo della gilda di Mir. Chi scriverà nei commenti chi è questo personaggio avrà la possibilità di scegliere lui il prossimo deck che posso creare a vostro piacimento. Detto questo, andiamo subito a vedere due versioni. Oggi ne faremo due veloci veloci. Leviamolo, dai, è più bello Nicol Bolas, più imponente. Due versioni, tutte e due, diciamo, aggressive, visto che è plurale. Si basa sulla nuova abilità sorvegliare della gilda di Mir. Andiamo a analizzare. Quattro fantasma psicovincolato, qui è il mio campo. Ok, un mana blu, 2-2, difensore. Ogni qualvolta sorvegli, metti segnalino +1. Quando, fin tanto che ha tre o più segnalini, lei perde difensore, fortissimo. Eccola qui, una carta che sorveglia, il nostro spiritello di velo notturno, un mana blu, un incolore 1-2 volare, ogni qualvolta attacca, sorvegli 1. Sorvegliare vuol dire che guardi la prima carta del proprio grimorio e la puoi o rimanere in cima al grimorio o mettere nel cimitero. E tutto questo si basa sulla sua abilità e sui suoi effetti. Andiamo con una bellissima mitica, fortissima, questa carta si monterà in tutti gli altri formati sicuramente. Un mana blu, mana 3, Lazzaro in molteplice e un 1-3, che un mana blu, mana nero, 1-3, quando Lazzaro entra in campo di battaglia sorvegli 1, poi che fa? Con X puoi scegliere una carta creatura dal proprio cimitero pari a X. E diventare quella creatura solo che rimane il nome e il fatto che è leggendaria e in più la sua abilità. Il resto è la copia di quella creatura. E questa la mangiamo in due copie. Poi quattro spiritelli di Ymir, volare 1-1 che quando sorvegli prende +1. Un bellissimo agente sanguinario, una 3-1 che quando con legami vitali, quando entra in gioco rimuove carta al cimitero. E quando sorvegli può ritornare dal cimitero in mano pagando 3 punti vita. L'agente della lama oscura che se sorvegli con 3 mana 2-3, se sorvegli diventa l'incursore mago d'ombra e in più col tocco letale è una delle bombe di questa espansione ravnica. Ci siamo? È troppo bella. Il sussurratore del fato, 5 mana 6-6, volare travolgere. E in più puoi pagare 2 punti vita e sorvegliare. Vabbè, no comment. 4 cancellazioni del pensiero. Sorvegli 1 e guardi la mano dell'avversario, gli scatti una carta non terra. 3 split, che una è di Samina e l'altra è di Scennare. L'ho detto bene, discernere, scusate raga, mettete un dislike perché ho sbagliato. La prima abilità, un mana incolore, un mana split, blu e nero, sorvegli 2 e poi pesti una carta. L'altra, ogni avversario fa tornare mana un po' immanente non terra e poi scarterà una carta. Un'altra bomba, il Snapcaster però istantaneo, sorvegli 2 e poi puoi giocare una carta istantanea, sorvegliata dal cimitero, con 2 mana blu, fortissimo. Due rimbalzini sempre con sorvegliare, due conosciutissimi negate, tre cancello però sempre con sorvegliare, due ammazzini, quattro mana, distruggi una creatura bersaglio, se la creatura bersagliata è leggendaria costa 2 mana in meno, e in più sorvegli 2, e poi un Vraska Codex, un dispetto di Vraska, e sì, di creatura Planeswalker, e guadagni 2 punti vita. Ok, poi ci sono le 4, 8, 9 isole, le 4, 7 paludi,
scusate, levato un'isola, levato una palude perché l'abbiamo fatto al momento. Poi quattro tombe d'acqua, in tutto devono essere 22 terre. Quattro tombe d'acqua, quattro catacombe allagate e un monumento della follia. E il resto mettete poi le isole. Perché tra un po' vi andrò a presentare un'altra versione del Dimir. Vabbè, la tattica di questo mazzetto è giocare creature, splittare creature con, e poi potenziarle con abilità sorvegliare e in più controllare. Questa è una versione molto più controllosa, Mitch Control, diciamo, rispetto alla versione che vi farò vedere tra un paio di secondi. Fatemi un attimo organizzare e arrivo subito da voi. Ok raga, tutto bene? Eccoci qua con la seconda versione di Dimir, montata ultimamente, provata e molto bella. La sirena di Mola Tempeste, Doma Tempeste, scusate. Sirenite, Doma Tempeste, Manna Blu 1-1, sacrifica volare ovviamente. Questo mazzetto poi andremo a spiegare, però sarà tutto con volare, perché oltre al fatto di sorvegliare ci ho voluto montare questa bellissima carta. Le creature con volare che controlli prendono +1/+1, 20 propizi. Allora, Manna Blu 1-1, stavo dicendo, questa creatura si sta montando quasi in tutti i mazzi standard. Sacrificando neutralizza una magia o un'abilità che bersaglia una creatura che controlli o te stesso. Bellissimo. Di nuovo i quattro spiritelli. Poi dal Modern ritorna la Necromeba, che è un 2-mana 1-1 volare. Se leva dal cimitero, nel cimitero, dal grimorio, la puoi giocare, la puoi mettere in campo di battaglia. Perciò con sorvegliare, se la sorveglia, la butti al cimitero, ritorna in gioco, fortissimo. Di nuovo i quattro farabutti spiritelli, i due Lazar, e poi le uniche carte che superano i due mana come creature, che ho i sussurratori del fato. Quindi 4 venti propizi per pompare le proprie creature, 4 scartini, 2 rimbalzini, 3 split per pescare e sorvegliare, 2 mazzini per sorvegliare e distruggere creature avversario, 3 brividi striscianti che fa con 4 mana infliggi 3 danni a ogni avversario, tu guadagni 3 punti vita. E in più, se lei va dal cimitero al deck, la puoi giocare, cioè la giochi, funziona l'abilità che ogni avversario perde 3 e tu guadagni 3. E più 2 spellpierce, per fare magie, il nostro aiuta, che poi il nostro cameraman è il possessore del mazzo che abbiamo fatto vedere in precedenza. Qua ci aiutiamo tra di noi senza voler male a nessuno. E quindi 20 terre, a differenza delle 22 di prima, 4 tombe d'acqua, 4 catacombe, un monumento, un campo della rovina e adesso isole paludi. Queste sono le due versioni che abbiamo voluto mostrarvi di questo nuovo Dimir, senza andare sul banale controllo, molto aggressivi. Fatemi sapere se vi piace questa versione, quell'altra, o diteci la versione che vi piace, che fate voi col Dimir. Per qualsiasi domanda, curiosità o altro, potete commentare, mettete un mi piace al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e basta, fate quello che volete, basta che ci volete bene, tanto non stiamo facendo niente di male. Grazie a tutti per la visione, alla prossima, ciao!